Meghan Markle è stata colta in una lite per il titolo reale con gli editori di interviste, ha affermato un esperto reale. Meghan Markle, 41 anni, si è seduta con la rivista The Cut nella sua casa in California per un'intervista di 6.000 parole sulla sua vita. Mentre il pezzo si intitola Meghan di Montecito, il pezzo è stato originariamente condiviso senza il suo titolo reale, ha affermato l'editore di Mail on Sunday presso Charlotte Griffiths. Parlando a Palace Confidential, la signora Griffiths ha dichiarato, The Cut ha pubblicato su Twitter dicendo che Meghan di Montecito ha rilasciato un'intervista, circa 20 minuti dopo l'hanno cancellato e ripubblicato come Meghan, la duchessa del Sussex. Penso che qualcuno abbia preso il telefono e abbia detto che ti sei perso la parte più importante del mio nome. L'autrice e storica Tessa Dunlop ha aggiunto, ma si potrebbe sostenere che è una vittoria per la monarchia. Alla fine, sta dicendo che ha bisogno di quel titolo e che dovremmo possederlo, penso che dovremmo andarcene un po' più orgogliosi perché in realtà, hai ragione, non c'è niente lì se non fosse per la monarchia britannica. Nell'ampia intervista, Meghan ha parlato del padre separato Thomas Markle e ha riflettuto sul rapporto tra il duca di Sussex e il principe di Galles. Si dice che la relazione di Harry con suo padre sia stata tesa da quando la coppia ha lasciato le sere reali che lavorano. Ha detto durante la loro intervista televisiva con Oprah Winfrey l'anno scorso che Charles aveva smesso di rispondere alle sue chiamate. Punto. Parlando dell'impatto della loro decisione di dimettersi da reali senior, Meghan ha detto a The Cut, Harry mi ha detto, ho perso mio padre in questo processo. Non deve essere lo stesso per loro come lo è stato per me, ma questa è una sua decisione. Una fonte vicina a Charles ha detto che sarebbe rattristato se Harry avesse sentito che la loro relazione era persa, aggiungendo, il principe di Galles ama entrambi i suoi figli.